Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta dell'Evangelizzazione nel mondo contemporaneo, l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di San Paolo VI. È attuale, sta scritta nel 1975, ma è come se fosse scritta ieri. È attuale. L'evangelizzazione è più che una semplice trasmissione dottrinale e morale. È prima di tutto testimonianza. Non si può evangelizzare senza testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo, Verbo incarnato nel quale la salvezza si è compiuta. Una testimonianza indispensabile, perché anzitutto il mondo ha bisogno di evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia loro familiare. Non è trasmettere una ideologia o una dottrina, fra virgolette, su Dio, no, è trasmettere Dio che si fa vita in me, quello è testimonianza. E inoltre l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. La testimonianza di Cristo dunque è al tempo stesso il primo mezzo dell'evangelizzazione e una condizione essenziale per la sua efficacia perché sia fruttuoso l'annuncio del Vangelo. Essere testimoni. Occorre ricordare che la testimonianza comprende anche la fede professata, cioè l'adesione convinta e manifesta a Dio Padre, Figlio e lo Spirito Santo, che per amore ci ha creati, ci ha redenti. Una fede che ci trasforma, che trasforma le nostre relazioni, i criteri, i valori che determinano le nostre scelte. La testimonianza, pertanto, non può prescindere dalla coerenza tra ciò che si crede e ciò che si annuncia e ciò che si vive. Essere credibili non si viene soltanto dicendo una dottrina, un'ideologia, no. Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive, il come credere e il come vivere. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma vivono di un'altra cosa, come se non fossero. E questo è ipocrisia. Il contrario della testimonianza è l'ipocrisia. Quante volte abbiamo sentito, ma questo che va a messa tutte le domeniche e poi vive così, 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 così. È vero, è la controtestimonianza. Ognuno di noi è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali, così formulate di San Paolo VI. Credi a quello che annunci? Vivi quello che credi? Annunci quello che vivi? C'è un'armonia. Credi a quello che annunci? Tu vivi quello che credi? Tu annunci quello che vivi? Non ci possiamo accontentare di risposte facili, preconfezionate. Siamo chiamati ad accettare il rischio, anche destabilizzante, della ricerca, confidando pienamente nell'azione dello Spirito Santo che opera in ciascuno di noi, spingendoci ad andare sempre oltre, oltre i nostri confini, oltre le nostre barriere, oltre i nostri limiti di qualsiasi genere. In questo senso, la testimonianza di una vita cristiana comporta un cammino di santità basato sul battesimo che ci rende partecipe della natura divina e perciò santi. E la santità non è riservata a pochi, no. È un dono che Dio ci richiede di essere accolto, fatto fruttificare per noi e per gli altri. Noi siamo scelti e amati di Dio
E dobbiamo portare questo amore agli altri. Paolo VI insegna che lo zelo per la evangelizzazione scaturisce dalla santità, scaturisce dal cuore che è pieno di Dio. E alimentata dalla preghiera, soprattutto dall'amore per l'Eucaristia, l'evangelizzazione a sua volta fa crescere in santità la gente che la compie. Al contempo, senza la santità, la parola dell'evangelizzatore difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e feconda e parole. Allora dobbiamo essere consapevoli che destinatari dell'evangelizzazione non sono soltanto gli altri, no, coloro che professano altre fedi o che non ne professano, ma anche noi stessi, credenti in Cristo e membra attiva del popolo di Dio. E dobbiamo convertirci ogni giorno, accogliere la parola di Dio e cambiare vita ogni giorno. E così si fa l'evangelizzazione nel cuore, no? Per dare questa testimonianza anche la Chiesa, in quanto tale, deve cominciare con evangelizzare se stessa. Se la Chiesa non evangelizza se stessa, rimane un pezzo di museo. Invece quello che la aggiorna continuamente è l'evangelizzazione di se stessa. Ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. La Chiesa, che è un popolo di Dio immerso nel mondo, è spesso tentato dagli idoli, no? Tanti. Essa sempre ha bisogno di sentir proclamare le opere di Dio. Ciò vuol dire, in una parola, che la Chiesa ha sempre bisogno di essere evangelizzata. Ha bisogno di prendere il Vangelo, pregare e sentire la forza dello Spirito che va cambiando il cuore. Una Chiesa che si evangelizza per evangelizzare, una Chiesa che si evangelizza per evangelizzare, è una Chiesa che è guidata dallo Spirito Santo, è chiamata a percorrere un cammino esigente, un cammino di conversione, di rinnovamento. Ciò comporta anche la capacità di cambiare i modi, di comprendere e vivere la sua presenza evangelizzatrice nella storia, evitando di rifugiarsi nelle zone protette della logica o del «si è sempre fatto così». Sono dei rifugi che ammalano la Chiesa. La Chiesa deve andare avanti, deve crescere continuamente, così rimarrà giovane. Questa Chiesa è interamente rivolta a Dio, quindi partecipe del suo progetto di salvezza per l'umanità e nello stesso tempo interamente rivolta verso l'umanità. La Chiesa deve essere una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, che tesse relazioni fraterne e che genera spazi di incontro, mettendo in atto buone pratiche di ospitalità, di accoglienza, di riconoscimento e integrazione dell'altro e dell'alterità, e che si prende cura della casa comune che è il creato, cioè una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, dialoga col mondo contemporaneo, ma che incontra ogni giorno il Signore e dialoga col Signore e lascia entrare lo Spirito Santo, che è il protagonista dell'evangelizzazione. Senza lo Spirito Santo noi soltanto potremmo fare pubblicità della Chiesa. Noi evangelizzare. E lo Spirito Santo in noi, quello che ci spinge verso l'evangelizzazione. E questa è la vera libertà dei figli di Dio. Cari fratelli, vi rinnovo l'invito a leggere e rileggere gli Evangeli Nunzianti. Io vi dico la verità, io la leggo spesso, perché quello è il capolavoro di San Paolo VI, è l'eredità che ci ha lasciato a noi per evangelizzare. Grazie tante.